Ti capita mai mentre sei intento a praticare il tiravolo e sentire di essere poco coordinato durante il movimento mentre segui i piattelli angolati della fossa olimpica? Bene, se la risposta è sì, guarda questo video perché ti parlo della coordinazione oculomanuale e di come puoi migliorarla attraverso un semplice ma potente esercizio per migliorare la coordinazione del tuo gesto tecnico nel tiravolo. Laddove la coordinazione non è necessaria, funziona perfettamente. Laddove è assolutamente necessaria, va a scatafascio. Arthur Bloch. La coordinazione occhio-mano o oculo-manuale è definita come la capacità che ci permette di eseguire le attività che utilizzano contemporaneamente gli occhi e le mani. Usiamo i nostri occhi per l'attenzione diretta e le mani per eseguire una determinata attività. La coordinazione occhio-mano è un complesso di abilità cognitive e guida i nostri movimenti della mano in base a stimoli visivi. Usiamo i nostri occhi per dirigere l'attenzione e contribuire a dire al nostro cervello dove si trova il nostro corpo nello spazio, la propriocezione. Noi usiamo le mani per eseguire una determinata attività contemporaneamente e coordinata sulla base di informazioni visive. Inoltre la utilizziamo giornalmente in un'infinità di attività della nostra vita, come ad esempio quando cuciniamo, disegniamo, digitiamo al computer, lanciamo e o raccogliamo degli oggetti. Quando guidiamo utilizziamo la coordinazione occhio-mano in modo ininterrotto. Basandoci sulle informazioni sul tragitto che percepiamo attraverso gli occhi, le mani agiscono costantemente sul volante. Quasi tutte le attività della nostra vita giornaliera richiedono la coordinazione occhio-mano, per questo è importante stimolarla e migliorarla. Le nostre mani e i nostri piedi rispondono alle informazioni che i nostri occhi hanno inviato al cervello. Sono gli occhi che dirigono il corpo. Il sistema visivo conduce il sistema motorio. Se l'informazione inviata dal sistema visivo non è corretta e accurata, il gesto motorio che ne deriva potrebbe non essere efficace. Una buona coordinazione richiede un controllo visivo continuo e preciso e un adattamento della motricità allo spazio circostante. La coordinazione occhio-mano e occhio-corpo sono indubbiamente molto importanti nel tiravolo. Nello sport del tiravolo, la coordinazione occhio-mano è un'abilità visiva fondamentale per avere una perfetta sincronia durante il movimento del corpo e attrezzo sportivo verso il piattello. La coordinazione occhio-mano o corpo può essere misurata in termini sia di velocità che di precisione. Un buon livello di efficienza nelle abilità che compongono questo aspetto rappresenta una peculiarità indispensabile in quasi tutti gli sport. Gli esseri umani sono dotati di un minor grado di bilateralità rispetto agli altri animali e ben presto sviluppano una preferenza laterale che riguarda l'utilizzo della mano, del piede, gamba e dell'occhio. Nello sport questo ha un impatto significativo da molti punti di vista. Eppure sarebbe possibile sviluppare la coordinazione bilaterale? E risulterebbe vantaggioso per uno sportivo? Studi sviluppati sulla competenza musicale hanno confermato che chi suona strumenti a tastiera è dotato di una coordinazione manuale praticamente simmetrica, soprattutto se ha cominciato a studiare lo strumento in giovane età. Evidentemente l'esercizio ha interagito con il normale processo di sviluppo della lateralità dominante, migliorando le prestazioni del lato non dominante. Quindi si può ipotizzare che con l'esercizio il coordinamento bilaterale sia sicuramente realizzabile anche nello sport. Nel tiravolo è molto valutata l'importanza della relazione fra preferenza laterale e prestazione sportiva. Nello sport del tiravolo è importante sviluppare tutte le potenzialità del lato dominante, lo stesso riferito agli occhi, in cui l'occhio dominante è utilizzato per prendere la mira. Allo stesso modo è importante verificare anche il rapporto tra i diversi aspetti di unilateralità, ovvero se la parte dominante rispetto a mani, piedi e occhi sia unilaterale, destra o sinistra, oppure sia una combinazione mista. Le persone destrimane con occhio dominante destro hanno una dominanza occhio-mano unilaterale, mentre quelle la cui dominanza mano e occhio è sui lati opposti sono a dominanza occhio-mano incrociata. In alcuni sport è più vantaggioso avere un rapporto unilaterale e in altri è meglio averlo a croce. La corrispondenza occhio-mano è associata a una migliore performance negli sport di racchetta, quando l'occhio e la mano dominanti sono sullo stesso lato. Il campo visivo più ampio copre l'area dove la maggior parte dell'azione si verifica.
Gli individui con dominanza mano-occhio incrociata sembrano essere più bravi in sport come la ginnastica, la corsa e la pallacanestro. Quando la mano dominante e l'occhio dominante sono sullo stesso lato del corpo, il centro di gravità si sposta verso il lato dominante e questo è penalizzante in sport come la ginnastica, dove l'equilibrio e la simmetria dei gesti sono fondamentali. Uno spostamento di peso verso il lato dominante stimolerà una tendenza alla torsione, rendendo più difficile ottenere un perfetto allineamento. Generalmente le persone con la dominanza mano-occhio incrociata hanno il baricentro più vicino alla linea mediana del corpo e questo conferisce loro un migliore equilibrio e quindi una migliore prestazione negli sport in cui è fondamentale mantenere un buon equilibrio e una buona centralità del corpo. Nei corridori con il lato dominante simmetrico, per esempio, il peso si concentra maggiormente verso il lato dominante del corpo, producendo una tendenza a deviare leggermente dalla linea di corsa. Questa deviazione deve essere compensata, costringendo a uno sforzo maggiore o aumentando il numero di passi per correggere la deriva. Questo può fare la differenza nelle gare sulla breve distanza. Adesso voglio svelarti un potente esercizio per migliorare la tua coordinazione nel tiro a volo. Per questo semplice ma potente esercizio è necessaria una pallina da tennis. Con un tuo compagno di tiro, l'uno di fronte all'altro, ad una distanza di circa 5 metri, l'esercizio è quello di lanciarsi la pallina a vicenda da una parte all'altra, cercando di afferrare la pallina con una sola mano. Per ogni lancio effettuate la presa in modo alternato con la mano destra e con la mano sinistra. In caso in cui tu sia da solo, puoi effettuare l'esercizio lanciando la pallina contro una parete e sempre afferrandola in modo alternato con la mano destra e con la mano sinistra. Attraverso questo semplice ma potente esercizio si sviluppano e migliorano l'equilibrio, la coordinazione occhio-mano, la capacità di accoppiamento e differenziazione dei movimenti e la rapidità di reazione. La costanza e un allenamento adeguati sono essenziali per migliorare la coordinazione occhio-mano. Per una corretta stimolazione è necessario 15 minuti al giorno, 2-3 giorni alla settimana. Mi chiamo Giulio Mattioni, sono istruttore federale FITAV e mental coach, specializzato alla disciplina della fossa olimpica e sviluppo le potenzialità dell'atleta a 360 gradi nelle dinamiche visive, motorie, balistiche e mentali, con percorsi personalizzati di livello avanzato. In più di 15 anni di esperienza sul campo e studi scientifici, ho ideato il primo ed unico metodo di tiro in Italia specifico, testato e scientifico per il tiratore di fossa olimpica, che ho chiamato Metodo Mattioni PFT, pressione, fotogramma, tempo di sparo. L'essenza, la sincronia e la sinergia perfetta delle tre leggi balistiche che permettono a Pallini di raggiungere il piattello generando la sua rottura. La risposta alla domanda più discussa nel mondo del tiro a volo. Cosa bisogna fare per colpire il piattello? Ebbene sì, la risposta che stai cercando adesso c'è e si chiama Metodo Mattioni PFT. Pressione, fotogramma, tempo di sparo. La scienza del campione. Contattami e condividi questo video con un tuo amico appassionato di tiro a volo come te. Sono certo che questo video ti abbia dato un contenuto potente. E per guardare i prossimi video, metti mi piace alla pagina Facebook Fossa Olimpica Metodo Giulio Mattioni. Seguimi su Instagram. Iscriviti al mio canale YouTube Fossa Olimpica Metodo Giulio Mattioni e attiva le notifiche. Ci vediamo ogni giovedì alle 18:30 per video contenuti sull'aspetto tecnico e mentale del tiratore di fossa olimpica. Ciao!